Siamo in via Sterle a Milano, in un immobile che ho occupato per, come risposta a sfratti e al bisogno di case. E oggi producete una manifestazione in risposta a un'aggressione che avete subito dentro Palazzo Marino. Vuoi raccontarci cosa è successo? Nel giro di niente ci siamo resi conto che all'interno del comune erano presenti dei camerati di Casa Pound che avevano aggredito e derubato alcuni compagni della delegazione Nessuna Persona è Illegale, e noi prontamente abbiamo reagito bloccando tutte le uscite del comune, perché riteniamo inaccettabile che siano stati fatti entrare e soprattutto siano stati protetti e abbiano avuto la complicità della polizia che ha aperto dei varchi poi per aggredire anche fuori da Palazzo Marino. Mi domando veramente a cittadini di Milano, come mai una casa di popolo o un esilio di popolo si vanno là, ti trovi fascismo già dentro il comune per bloccare la richiesta umanitaria di residenza a tutti quanti. C'eravamo anche noi come gruppo Ci Siamo con Abdel El Salam a richiedere giustamente il diritto ad avere una residenza all'interno di questa città che è Milano, quindi una residenza anagrafica. Il problema è qualcun altro dovrà spiegarci cosa è successo, e credo che questo qualcun altro è il questore di Milano, per cui domani saremo in prefettura a chiedere come mai sono sfuggiti alle maglie del controllo dell'intelligence del Ministero degli Interni 30 persone che entrano dentro Palazzo Marino e guarda caso contemporaneamente incontrano una delegazione di antagonisti, di compagni solidali che vanno a richiedere un tavolo per l'appunto per la residenza. Noi pensiamo che la residenza non debba essere estesa solamente ai rifugiati politici, noi riteniamo che la residenza debba essere estesa a tutti quelli che in questa città lavorano, ci vivono e vengono sfruttati. A dare solidarietà agli immigrati, a tutti coloro che manifestano per il diritto alla casa, anche la Banda degli Ottoni. La Banda degli Ottoni a Scoppio da sempre si è schierata con gli ultimi, con gli oppressi e con sicuramente i migranti che in questo momento sono un problema. Manifestare la nostra solidarietà è comunque portare musica, e la musica non può essere ristretta ad una connotazione politica. Sicuramente la posizione della Banda degli Ottoni a Scoppio è contro tutte le oppressioni. Sei in Italia da quanti anni? Da 14 anni. Da quale paese vieni? Dalla Costa d'Avorio. E perché sei andato via dal tuo paese? Perché la mia mamma era già qua. Sono venuto per la mia mamma. Perché secondo te gli italiani hanno meno paura di fenomeni enormi come le mafie in Italia, l'Ndrangheta, Cosa Nostra, la Camorra, che da sole fatturano oltre 110 miliardi di euro l'anno? Perché non hanno paura di questo e invece hanno paura di te? Può darsi che c'è un po' di ignoranza, quindi quando c'è un po' di ignoranza non si riesce a fare gruppo, unità non c'è. Affittuoso, veramente il popolo italiano affittuoso, ma però ha un paura verso l'immigrazione perché la mala informazione. La comunità europea paga per lui 35 euro un giorno, l'immigrato non lo prendi. Lo prende questa mafia che fanno cooperative e accolgono persone come stanza così, che trovi 10-15 persone.
come il progetto Arca, che è un progetto allargato, prendi ogni 20 euro alla testa, ma però non ha anche una scuola italiana. Vediamo persone che muoiono in mare e ormai ci siamo abituati, e questo è brutto, molto brutto, perché vediamo con quasi indifferenza una sofferenza che invece meriterebbe riflessione. Ci siamo! Ci siamo! Ci siamo! Ci siamo! Ci siamo! Siamo una realtà che non fa differenza tra italiani e non, siamo una realtà che non fa differenza tra chi scappa da guerre o chi da motivi economici, perché ci riteniamo tutti vittime di un sistema che in qualche modo ci rende poveri e soprattutto ci rende nemici da cancellare. Se ci fosse la disponibilità economica di tutto quello che viene sottratto invece con la corruzione e con la mafia o con l'evasione fiscale, potremmo sicuramente gestire diversamente, senza contare infine che l'Europa non può fare finta di niente. Italia e Grecia stanno sopportando un peso che è eccessivo anche per più paesi. A questo punto noi dovremmo fare il nostro in Italia, ma sicuramente anche alzare la voce in Europa. Si può risolvere questo problema, non è chiudendo i porti o alzando muri. Dobbiamo avere la volontà di aprire l'animo e di capire perché queste persone scappano. Creare la guerra tra poveri
è un fatto storico, è un fatto antico, è un fatto che ancora oggi dobbiamo superare, e lo superiamo con esperienze come queste, con esperienze dove le differenze dove non esistono, dove la resistenza si costruisce dal basso tutti insieme e senza distinzioni.